Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questa proiezione speciale che abbiamo qui oggi. Siamo molto contenti come Torino Film Festival di avere la possibilità di partecipare a questa avventura. Stiamo parlando di Torino Factory, oggi c'è la proiezione degli 8 cortometraggi finalisti di quest'anno, da 18 che erano arrivati, 8 sono stati scelti. Sono qui per la proiezione, la prima proiezione ufficiale. Ci sarà un'altra proiezione lunedì 9 dicembre al Cinema Massimo, mi sembra alle 20:30, ce l'ho scritto qui, sì, alle 20:30. E questi 8 cortometraggi che sono qui, che state per vedere, saranno poi, avete avuto nelle schede, quindi sottoposti anche al giudizio del pubblico per un premio del pubblico, nonché un premio della giuria, che la giuria fu composta da Rossella Schillaci, Francesco Ghiaccio e dallo scrittore Fabio Geda, che giudicheranno poi il migliore dei corti. Ho qui vicino a me Alessandro, che è il creatore, direttore di Torino Factory, Daniele Gaglianone, che è Alessandro Gaida, e Daniele Gaglianone, che è il direttore artistico di Torino Factory. Chiamerei anche qui Enrico Delotto della Film Commission Torino Piemonte, ecco, che ci raggiunge, così ci raccontano un pochino bene cosa state per vedere e qual è stato il percorso per arrivare qua. Alessandro. Grazie intanto a Torino Film Festival, grazie a te per l'introduzione. E, siamo qua al secondo anno, di nuovo un piacere vedere la sala piena come lo scorso anno. Ah, si partono anche gli applausi. Un applauso alla sala. La chiusura di un percorso annuale, un percorso che ha visto coinvolte le 8 circoscrizioni della città di Torino. Le 8 troupe che hanno girato per la città hanno realizzato i loro film, appunto, ognuno in ogni circoscrizione, e crediamo che questo sia uno dei punti di forza di questo progetto, perché ha un taglio molto sociale anche, quindi in qualche modo va a legare insieme la città, portandola poi in quello che è l'evento principale del sistema cinema piemontese, che è il Torino Film Festival. Però appunto durante tutto l'anno c'è tutta la città coinvolta, bene o male, in questo progetto. Noi siamo molto felici intanto che questo progetto sia arrivato alla sua conclusione qua al Torino Film Festival, promosso dalla città di Torino, con l'apporto indispensabile della Film Commission Torino Piemonte, che soprattutto quest'estate si è dannata l'anima a piazzare le troupe un po' qui e un po' là per la città. E per quanto riguarda invece il ragionamento artistico, quello che il progetto artistico vero e proprio che viene portato avanti in queste edizioni, lascio la parola a Daniele qua al mio fianco. Okay. Ciao a tutti. Dunque, per me questa di Torino Factory è un'iniziativa sperimentale. Dico sperimentale, e per me sperimentale è una qualificazione che non è una parolaccia, è una qualificazione che aggiunge valore alle cose. Per me le cose sperimentali hanno qualcosa in più, e quindi è un esperimento sia come iniziativa, come tentativo, anche di curiosità, nel senso che io personalmente, come direttore artistico, mi fa sempre un po' ridere chiamarmi direttore artistico, però vabbè, è un'occasione per me per vedere qual è l'aria che tira tra le giovanissime generazioni. E quindi anche la mia selezione non si basa solo esclusivamente su, come è giusto che sia, ovviamente, sul gusto personale, ma è anche una selezione che risponde, come dire, a un criterio di restituire l'eterogeneità dell'orizzonte che uno si trova davanti. Certo, sempre mettendo una soglia alle cose, insomma. Avremmo voluto che invece non fossero sperimentali i sostegni che rendono questa iniziativa possibile. Quest'anno siamo qui, il prossimo anno, chi lo sa, vediamo un po'. Quest'anno, diciamo, pensavamo di avere consolidato delle cose, forse sì, forse no. Comunque, quest'anno siamo qua, e nell'ottica della sperimentazione speriamo di essere qua anche il prossimo anno, che vi devo dire. Faremo di tutto per esserci.
Noi, diciamo, dal nostro punto di vista, come dire, fare della sperimentazione non è una brutta cosa. E la sperimentazione in altri campi forse ogni tanto è meglio sperimentare meglio. Ecco, diciamo così. Enrico. No, non so se aveva finito Daniele. Sì, 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 sì. Finito. Quando lui fa queste sospensioni sibilline di solito. Da sceneggiatore. Buongiorno a tutti, grazie di essere qui. Noi come Film Commission abbiamo collaborato anche noi per il secondo anno a questo progetto e sperimentalmente continueremo anche a collaborare negli anni futuri, speriamo. Quando Alessandro diceva che la Film Commission si è dannata l'anima per, in realtà ha usato una sorta di plurale maiestatis, in realtà io mi sono dannato, no, adesso, a parte le battute, noi con, sono anch'io uno sperimentatore in un certo senso, noi ci siamo visti con i ragazzi delle troupe, i registi, insomma, in una sala, la nostra, una sala come questa, quando era, non so, maggio, non mi ricordo più, e vi ricordo che tutti quanti avevano un'infinità di domande da fare a me. Il compito mio era dargli suggerimenti sulle location, su come procedere per i permessi, così è quello che facciamo noi come servizi. E veramente tantissime domande, tant'è che a un certo punto abbiamo detto fate tutte le domande a una persona del Piemonte Muli che poi le gira a me. E nonostante questo arrivavano richieste anche per vie traverse, bigliettini sotto la porta e cose di questo genere. Ma questo per me è semplicemente un grande entusiasmo da parte di chi è stato coinvolto, di chi ha realizzato questi progetti. Per cui sono molto curioso di vederli. E ripeto, ringrazio Alessandro e Piemonte Muli per il coinvolgimento che credo possiamo senz'altro garantire anche per eventuali prossime occasioni. Grazie a tutti e buona visione. Mi sembra giusto, ringraziando Enrico, mi sembra giusto che Alessandro dica, visto che è il punto di arrivo di un lungo percorso, i nomi delle persone che hanno lavorato, ciò che state per vedere, quindi a sì, te l'onore. Io infatti chiamerei qua perché c'è un elemento importante che non abbiamo ancora accennato, ma lo accenneremo adesso, che è quello dei tutor anche che hanno affiancato le 8 troupe, che sono l'altro pezzo fondamentale di questo progetto, perché dà la possibilità di mettere insieme le esperienze di professionisti che hanno fatto di questo lavoro del cinema il loro mestiere e chi, come gli under 30 che hanno partecipato, che cominciano ad approcciarsi a questo mestiere. Credo che questo sia fondamentale. Ah sì, sì, al direttore artistico vuol dare una bacchettata. E siccome di solito si mettono i tutor, si affiancano i tutor, lo dice la parola stessa, per cercare di aiutare le persone da tutorare, e dato che mi pare di non aver scelto delle persone, oltre che dei, mi pare, professionisti, anche delle belle persone, mi pare, e forse bisognava ascoltarli un po' di più, ecco. Scusate, una piccola bacchettata con la matita rossa. Momento preside di Gagliardo. Sì, sì, giustamente, giustamente. Qualcuno, non tutti, in alcuni casi è andata molto, tutti, va bene, quindi io mi allineo a quel che dice il direttore artistico. Allora, in ogni caso, dopo questa bacchettata da direttore, io comincerei a chiamare qua, diciamo, in ordine alfabetico, per fare anche le foto di rito e farli vedere in faccia, insomma, quelli che sono i protagonisti di questa giornata. Partirei da Stefano Guerri, regista di Madre, e tutor Francesca Frigo. Sì, sì, ci sono, li ho visti prima. Ma io vado avanti a chiamare intanto, manuale di storia del cinema, i registi sono Bruno Ugioli, spero di averlo pronunciato bene, Stefano D'Antuono, tutor Marco Duretti. Per Negrofilia, registi Marco De Bartolomeo e Navid Shabanzadeh, spero anche qui di aver detto bene il cognome, se no poi mi correggerete, tutor Luciano D'Onofrio. Nel Jardin des Plantes, registi Davide Leo, Giorgio Beozzo, Stefano Trucco e Fabrizio Spagna, tutor Michael Casale. La ragazza cinese, regista Guglielmo L'Oliva, e qua una grande claccia, la placca, sì, tutor Stefano Scarafia.
Per quanto riguarda il film Scheletri, regia di Fabiana Fogagnolo e Luigi De Rosa, tutor Luca Vigliani. Per quanto riguarda Selene, regista Sara Bianchi, tutor Stefania Bona. E a chiudere Ayo Mama, registi Tommaso Valli, Andrea Cassinari e Virginia Carollo, tutor Andrea De Aglio. Eccoli qua, stanno arrivando tutti. Questa è la squadra primavera del cinema torinese. Bene, ci siamo tutti? Mi sembra di sì. Una bella squadra. Bella numerosa, tra tutor, registi, insomma, sono in tante. Sì, stringiamoci tutti, io vi faccio un po' di qua. Che dici? Non so, c'è qualcuno, se qualcuno vuole dire qualcosa, alzi la mano ora, o mai più. Si dice. Se no passiamo alle immagini. Tutti timidi, sì. Perfetto, grazie di nuovo a tutti da parte del TFF per essere qui, e in bocca al lupo a tutti e buona visione. Arrivederci, buon pomeriggio. Grazie ancora ad Alessandro, Daniele e Enrico che erano con me. Grazie.